Ciao fanciulle! In questo video volevo parlarvi degli ultimi acquisti Essence e delle sue novità. Come vi ho fatto vedere nel tutorial di questo trucco, è uscita la nuova collezione, però è uscita già penso da un paio di settimane e ho comprato tre ombretti della nuova collezione, che è questa qua di supereroi tipo Wonder Woman, Wow, che qualcosa. E ho preso appunto questi tre ombretti. Il primo è lo 01 Chakalacha, che è questo blu intenso notte con i glitterini, blu opaco. Questo è il numero. Poi il secondo ombretto è il 03 Muse Marilyn, che è questo. Tutti 1,99 euro. Ciclamino opaco con i glitterini. Terzo colore è un bellissimo colore che è lo 04 You Have Got the Heart, che è questo che avevo comprato per voi per un prossimo concorso, visto che era uscita la collezione Wasabi, quella, la collezione Japan di Neve Makeup, e c'era Wasabi, un colore che ci è piaciuto molto, e quindi questo era un colore simile ed è appunto questo opaco con dei micrissimi glitterini più o meno. Ovviamente, cosa è successo? Mi è caduto, si è rotta la confezione, vedete? Si è rotta la confezione e si è rotto anche lui. E quindi mi sa che questo colore non ve lo regalerò mai, a meno che qualcuno voglia un po' di polvere. Lo so che si possono recuperare, lo so che lo posso usare come pigmento schiacciandolo tutto, oppure lo posso ricompattare. Adesso vedrò appunto che fine fargli fare. Mi spiace solo perché avevo pensato a voi e volevo appunto regalarvelo. Niente, vedremo se riuscirò a trovarne un altro. Sarà nel prossimo concorso che farò prossimamente. Poi altri prodotti che ho comprato lì da Essence: ho comprato altri 4 ombretti, sempre 1,90 euro. Il 44 It's Up to You, il Shimmer Effect. Il colore è questo. Ed è questo splendido rosso aranciato corallo shimmer, che è bellissimo. Penso sia usato come ombretto che come blush. È veramente favoloso. Poi un altro ombretto è il 35 Party All Night, sempre del Metallic Effect. Metallic, eccolo qua, 35. Ed è questo colore favoloso. Vorrei, questo ne ho comprato un altro per voi, eh. Guardate. Guardate che effetto. Ditemi se non è favoloso. Quindi questo ce n'è uno per voi anche. Poi un altro ombretto, il 40. È favoloso. Penso in assoluto il colore più bello di Essence, per me fino adesso. Move It, il Matte Effect, numero 40. Io adoro il color mauve e questo è proprio un color mauve opaco, che è questo viola polvere, che è favoloso, anche questo viola molto poi opaco, cioè è favoloso, questo è stupendo, un colore divino. L'altro ombretto, ah no, è questo, l'altro del 35. Appunto per voi, che stupidina, potevo tenervi quello con scritto new. Vabbè, comunque questo è il suo fratellino per voi. Questi sono gli ombretti Essence. Poi, parlando della linea Essence, quindi della Cosnova, volevo farvi vedere questo, che è un regalo, super regalone, graditissimo di Raffaella. Ciao Raffi, grazie. Sapendo che questi, vedete, sono i miei colori preferiti, mi ha regalato questo duo di Catrice. Io adoro il packaging di Catrice, così essenziale, mi piace da matti. Penso l'abbia comprato a Roma, perché lei è romana. Penso l'abbia comprato a Roma, e questo duo, appunto questo turchese, ho realizzato anche un trucco bellissimo. Anzi, starebbe bene anche con questa matita. Uno e uno, due. Questi sono i colori favolosi. E
Questo è un duo che si chiama Absolute Eye Color numero 020 Missing Jack and Rose. Riusciamo a vederlo? Yeah! E questi sono i due colori, bellissimi. Quindi, aroma, cercatrice. Poi devo dirvi che alcune di voi se ne sono accorte che negli stand Essence non c'erano più i prodotti per il viso, quindi le creme, quelli appunto anti blemish eccetera, e ero molto dispiaciuta anch'io perché quando sono a Milano uso il trio, il tonico, la crema e appunto quello per lavare il viso di Essence. Invece quando sono qui a Roma uso le tre fasi anti blemish di Clinique, quindi mi sono trovata benissimo e mi è spiaciuto un po' che non li facessero più. Non le facevano più perché è nata la nuova linea, che è questa linea My Skin. Questi sono tutti i prodotti, hanno le creme idratanti, hanno per lavare il viso e hanno il tonico. I prezzi sono sempre bassissimi e sono questi. Hanno le salviettine a 1,99€, hanno il tonico, non lo so perché non l'ho trovato, questi costano 2,49€, le creme 2,49€, ce ne sono tre. E poi c'è questa che è una maschera. Comunque penso che sul sito ci siano tutti questi nuovi prodotti. Io cosa ho comprato? Ho comprato le cose che ho trovato, perché lo stand, sono andata nella coin di... cambiate la luce? Sono andata nella coin di Termini, che hanno aperto da pochissimo. C'era tutto lo stand in tonso, per quello ho comprato tutte quelle cose di Essence, anche della nuova collezione. Che c'era lo stand nuovo, io sono andata proprio il primo giorno che hanno inaugurato, e quindi era tutto vuoto. Invece queste sono andata ieri. Allora, appunto, questo è un soft cleaning gel, è un, ve lo leggo, questo è dedicato per la pulizia, rimuove efficacemente il make up e le impurità senza seccare la pelle, e costa 2,49€. E questo è il tutto, lo faccio qui, se riuscite a vederlo, se volete fermo immagine e leggete tutto. Il secondo prodotto è questo, che è un 4 in 1 ed è un detergente peeling e maschera tutto in uno, che è questo, al melograno, sempre 2,79€ questo, invece questo 2,49€, questo 2,79€, ed è questo tutto quello che fa e che c'è dentro. Io mi sono sempre trattata benissimo con questa linea, quindi so che alcune ragazze hanno avuto problemi. Io invece mi sono sempre stra trovata bene, infatti ero molto dispiaciuta quando ho capito che era andata fuori in produzione. Queste invece sono le due maschere, le uniche due che ho trovato, se no avrei comprato anche la terza, perché quando sono qui a Roma uso appunto le tre fasi Clinique anti-blemish, quelle verdi, la crema che c'è nel trio non è abbastanza nutriente per me, quindi ho provato a comprare un'altra crema, la Moisture Surge sempre di Clinique, pagandola ben 36€, con lo sconto del 10%, però pagata ben 36€, eurini, uno sull'altro, ma ha una reazione brutta con la mia pelle. In pratica quando io la applico, invece appunto di lenire la pelle e di idratarla, mi fa uscire dei rossori incredibili, e quindi sembra che abbia chissà quale cosa in faccia, cioè proprio mi viene qua tutti i rossori, qua accento tutti i rossori che io possa avere. L'ho provato una settimana, l'ho provata due, ogni giorno è la stessa cosa, cioè quando metto una crema solitamente queste qua anti blemish rende la pelle più opaca, più compatta, invece quella mi faceva uscire di tutto. Mi fidanzate felice perché 2 anni fa gli ho passato la mia crème de la mer, adesso la mia Moisture Surge di Clinique. E perché a loro non succede mai nulla? Perché a loro va bene qualunque crema, non hanno mai un minimo brufolino, invece noi di tutte di più. Comunque, e quindi ho provato queste due creme. Questa è la prima crema che ho provato oggi, perché le ho comprate ieri, e questa l'ho provata oggi proprio sotto al trucco. Come vi dicevo in questo tutorial, nell'occhio c'erano delle micro cosine bianche. Che cosa sono? Sono delle micro, dei micro glitterini. Perché? Non so perché, ma una crema
energizzante comunque al cocomero, sì, boh. Ah no, al limone, comunque per le pelli impure, diciamo, non può contenere. Non so se riuscite a vedere, non si riuscirà. Ci sono delle micro. È brillantinata. Ha delle micro. Qui c'era scritto dei leggeri pigmenti che riflettono la luce, rende l'incarnato luminoso. Quindi, quando voi la mettete, avete le mani tutte glitterate, ma dei leggerissimi glitterini, e anche il viso è un po' luminoso. Io dico, ma se è una crema dovrebbe essere appunto opacizzante. Opacizzante con luminoso non va molto d'accordo, no? Voi cosa ne pensate? Comunque, messo sul fondotinta, vedete, non si nota più nulla. Questa è una crema, invece questa è la seconda, che è per le pelli normali, invece questa appunto per tutti i tipi di pelle, questa è per le pelli normali. Per le pelli normali secche, per le pelli secche, sì, questa è la sua dicitura. Non so se riuscite a leggerle, e questa devo ancora provarla. Questa invece è opaca ed è compatta. Invece quella lì è leggermente glitterata ed è appunto molto molto liquida. Quindi questi sono tutti gli acquisti che ho fatto da Essence, e spero di esservi stata utile appunto per vedere tutti i prodottini nuovi, per parlarvi appunto di questa nuova linea di Essence, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao fanciulle!